Prosegue il viaggio dei naufraghi VIP all'Isola dei Famosi. Alla vigilia della 15ª puntata, prevista in prime time lunedì 9 maggio, Mediaset ha deciso di fare dietrofront circa la programmazione del reality show su Canale 5. Da oggi la trasmissione avrebbe dovuto essere trasmessa soltanto un giorno alla settimana, il lunedì. Invece alla fine i vertici del biscione hanno scelto per il doppio appuntamento fino al 20 maggio. Dunque Carlo Conti, Conte Band, dovrà vedersela fino alla fine. Lo show di Rai 1 chiuderà i battenti proprio il 20 maggio, con la concorrenza di Ilary Blasi. Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 15ª puntata. Nel corso della 15ª puntata le Conquistadoras, ormai integrate nel gruppo, dovranno affrontare una prova cruciale per la loro permanenza sull'isola. I naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedes Schenger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, con la perdente che sarà costretta a trasferirsi a Playas Gamada. Altra novità è che per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo. Spazio poi a Carmen Di Pietro e al figlio Alessandro Iannoni che si sfideranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto. Alessandro riuscirà a vincere e conquistare così la sua libertà? Ci sarà poi la sfida tra Lori Del Santo e Laura Maddaloni. Una delle due dovrà abbandonare la palapa alla volta di Playas Gamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali, app Mediaset Infinity, sito web, Smart TV, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination, come al solito coordinate dallo spumeggiante Alvi.